Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Tesauro. Innanzitutto grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi. Il dottor Tesauro collabora con la nostra community da oltre 20 anni ed è un medico chirurgo specializzato in chirurgia e trapianti di capelli. Oggi parleremo con lui dell'importanza del post-trapianto. Prima di iniziare con la prima domanda, però, lascerei la parola al dottor Tesauro per spiegare un po' la sua specializzazione per chi ancora non lo conoscesse. Prego, dottore. Grazie. Sono il dottor Tesauro, sono come uno specialista in chirurgia plastica e da oggi presidente della Società Italiana di Tricologia. L'intervento di cui mi occupo da molto tempo fa parte degli interventi di chirurgia estetica, è l'intervento che è maggiormente cresciuto negli ultimi 4 anni con un incremento di richieste notevole e questo incremento si sottolinea con l'incremento della qualità dei risultati. Lo faccio con grande passione sia in ambito estetico che in ambito ricostruttivo. E credo che bisogna tenere a mente che l'intervento di autotrapianto deve essere un intervento inquadrato nel contesto di un processo di cura del paziente. Noi siamo responsabili della felicità delle persone a lungo termine e di conseguenza della stabilità delle azioni che mettiamo in atto. Perfetto, grazie dottore. Iniziamo con la prima domanda. Cosa intendiamo per importanza del post-trapianto? Il post-trapianto è il momento in cui noi riaffidiamo al paziente la cura della sua persona. Quindi dobbiamo essere certi che quel processo che abbiamo messo in atto vada a buon fine. L'intervento di autotrapianto si basa sull'inserimento di follicoli, quindi di unità follicolari prelevate dalla regione posteriore, che amano nella loro fase di attecchimento la stabilità, poiché sopravvivono nel primo periodo per una diffusione di nutrienti dal tessuto in cui vengono inseriti, alla loro struttura. Questo è un processo fondamentale in cui al paziente vengono fatte una serie di raccomandazioni per evitare che interferisca negativamente con questo processo. A questo proposito, quali sono le raccomandazioni che vengono fatte a breve termine al paziente? Allora, le prime raccomandazioni sono di fare una vita molto attenta, poiché qualunque tipo di urto, sfregamento nell'immediato postoperatorio, quindi parliamo in questo caso delle prime 24 ore, può causare il distacco dei follicoli. In secondo, raccomandiamo di avere una vita tranquilla, senza sbalzi di pressione, evitare una sudorazione eccessiva, quindi la ripresa dell'attività sportiva o la ripresa di un'attività intensa va moderata. E poi iniziamo a dare una serie di istruzioni che possano migliorare il quadro clinico, quindi che tipo di prodotti utilizzare, come intervenire sul cuoio capelluto per far sì che quello che in inglese si chiama il downtime, io non amo i termini inglesi, ma che vuol dire la capacità di ripresa normale dell'attività, possa essere la più breve possibile. Perfetto. Quali sono i fattori da tenere in considerazione per un risultato ottimale nel periodo tra la ripresa della vita quotidiana e i risultati ottenuti a 9 mesi dal paziente? Quello che noi osserviamo è che dobbiamo evitare che piccoli traumi generino quello che si chiama un indebolimento del follicolo. Quindi le crosticine che si formano nella fase post-operatoria, che oggi sono molto piccole, devono distaccarsi in modo naturale, evitando di esporre il follicolo. Le persone ragionano sempre in termini di o tutto o nulla. Invece non è esattamente così. Noi possiamo avere dei follicoli che si espongono, che si indeboliscono, delle cellule che magari vengono danneggiate e che ciò genera magari un risultato meno brillante, capelli più sottili. Quindi avere dei prodotti che favoriscono un distacco naturale delle crosticine, oppure avere una modalità di lavaggio che permetta di essere delicato, quindi riavere una detersione corretta del cuoio capelluto, evitando il proliferare di una flora batterica patogena, questo significa avvantaggiare il paziente. Tutto questo va insegnato, va mostrato al paziente ed è questo il motivo per cui tutti i pazienti operati vengono rivisti il giorno dopo l'intervento. Ok, una volta raggiunti i risultati finali del trapianto, il paziente può considerare finito il suo percorso? Noi i risultati del trapianto, dobbiamo dire, e lo dico sempre nel corso della visita, sono rappresentati da due fattori, il miglioramento del volume e la riduzione della trasparenza. Il
Il miglioramento del volume è la conseguenza ovvia di una ricrescita di follicoli prelevati dalla regione posteriore che hanno un maggior calibro. Questi follicoli più grossi vengono inseriti tra follicoli indigeni più sottili. Questo mantenimento anche dei follicoli indigeni, grazie a delle terapie, contribuisce a dare quel risultato finale di miglioramento della massa e riduzione della trasparenza. Quindi ci sono variazioni individuali tra ciascuna persona, però in linea di massima, secondo me, bisogna fare in modo che il paziente percepisca qual è l'importanza di ciò che fa e di si educhi e poi si autonomizzi ad una cura del cuoio capelluto. Se volessimo descrivere il post-trapianto come un'equazione, quali sarebbero le variabili che porterebbero ad un risultato ottimale nel paziente? Le variabili più importanti sono quello di cercare di accettare che c'è un percorso post-operatorio in cui bisogna un attimo rallentare, avere delle abitudini di vita tranquille, rispettare le corrette indicazioni e non dover ricominciare un'attività frenetica. Sappiamo che nella fase di attecchimento di ogni innesto il fumo riduce l'ossigenazione dei tessuti e pertanto è importante evitarlo. La intensa sudorazione può alterare il film del cuoio capelluto e quindi l'attività sportiva, come detto, va evitata. E per certi aspetti bisogna anche tener conto che alcuni tipi di integratori che arricchiscono l'organismo di quelle sostanze di cui il corpo ha bisogno in quel momento possono essere utili. Uno su tutti, ad esempio, il metilsulfonilmetano viene spesso prescritto, l'MSM, cioè quell'atomo di zolfo che va a costituire i due aminoacidi, la cistina e la metionina, che sono alla base della struttura della cheratina. Noi non sappiamo con esattezza, per dirlo a chi ci ascolta, se tutto ciò che mettiamo in campo favorisca generalmente tutti i pazienti. Ci sarà sicuramente una parte dei pazienti che andrebbe bene anche se dormisse probabilmente nel sottoscala, agitandosi tutta la notte. Ma volendo proteggere il 100% dei nostri pazienti, io sono convinto che delle regole piuttosto rigide, un accudimento del paziente, permetta di avere sulla stragrande maggioranza dei pazienti dei risultati omogenei. Quindi chi sorride e dice ma io non ho fatto nulla ed è tutto andato bene, sono d'accordo. A volte facendo poche cose può andare tutto bene, ma volendo centrare l'obiettivo sulla stragrande maggioranza dei pazienti, sono certo che queste regole proteggono la maggioranza delle persone. Perfetto, grazie dottor Tesauro per averci parlato. Grazie a lei, questo è lo scopo. Mi scusi se l'ho interrotta, questo è lo scopo, cercare di non avere un risultato da mostrare, ma avere tanti pazienti che in ogni caso sentano che la cosa è andata in modo corretto. Quindi non mi entusiasmo per un risultato da 10, mi entusiasmo per 100 risultati da 8. Questo è quello che voglio dire, avere una qualità diffusa, che è quello che in fondo tutti ci aspettiamo. Grazie, dottore. Grazie a lei.